Sotto l'aspetto emotivo e determinazione di metterli lì, comunque abbiamo avuto le nostre situazioni, abbiamo regalato sto gol, capita un errore, no? È innegabile nascondere che c'è stato. Poi abbiamo avuto la palla per poterla recuperare subito col calcio di rigore, quindi sembrava una partita segnata. E poi è stato un secondo tempo dove l'ennesima dimostrazione della solidità del gruppo, insomma, difficilmente un'altra squadra avrebbe recuperato una partita del genere. E abbiamo rischiato anche di vincerla, insomma, dai. Quindi sotto l'aspetto determinazione e voglia di non soccombere, devo fare grandi complimenti a questo gruppo. Non mi sembra, insomma, veniamo da quattro vittorie consecutive in casa, c'è un avversario di Sì, fronte. C'è una squadra avversaria di fronte che è un punto sopra noi, non vuole essere una scusa, però c'è un campo, insomma, che è difficile da poter mettere sta palla a terra. Malgrado ciò siamo riusciti a farlo, voglio dire. Per cui io al di là del risultato, che è normale che ci dà fastidio, e il periodo non è dei migliori sotto questo aspetto, però sotto l'aspetto prestazione, reazione, voglia di ottenere il risultato, la squadra ha fatto grandi complimenti nello spogliatoio ai ragazzi. Era molto difficile secondo me perché si rischiava di prendere grosse ripartenze, si rischiava tanto e secondo me il gruppo ha reagito alla grande, va fatto un plauso a tutto il gruppo perché si rischiava veramente oggi tanto. Bah, come si spiega? Non lo so come si spiega, possono capitare, capitano in Serie A, capitano in Serie B, capitano anche a noi, quindi purtroppo capitano un po' troppo spesso, però l'importante è reagire, come ho detto prima, perché abbiamo bisogno di questo, se no salta tutto.